Tornano le giornate del FAI con due appuntamenti, con due luoghi importanti, tra cui la Lanterna del Motorso, che forse è il luogo più affascinante di questa edizione. Sì, assolutamente sì, anche perché, dico lo dico, per oggi è un passaggio a questa nuova delegazione di giovani che sono stati con noi questi anni, quindi abbiamo ottenuto i risultati che volevamo e quindi anche partire dalla Lanterna, dove noi l'abbiamo aperta più volte e c'è peraltro una novità importante, è proprio perfetta, quindi È adesso simbolico. molto, molto importante, sì. C'è una responsabilità, senti la responsabilità di questo passaggio. Sì, sento la responsabilità soprattutto perché conosco il lavoro che è stato fatto dalla precedente delegazione, quindi la responsabilità più grande è quella di riuscire a portarlo avanti con altrettanto impegno, altrettanta dedizione e soprattutto altrettanti risultati. Quindi il carico un po' è importante sicuramente. In questo Messina può aiutare un luogo pieno di, è una città piena di luoghi affascinanti. Sì. È piena di luoghi molto interessanti e cioè poco conosciuti, per cui puntiamo molto sulla rivalorizzazione di quanto spesso i cittadini ignorano. Proprio per questo uno dei due luoghi che abbiamo scelto per queste aperture è la chiesa di San Francesco all'Immacolata, che comunque è un monumento accessibile a tutti, che molti ovviamente quotidianamente vedono, ma di cui magari sconoscono i tesori che custodisce. Un messaggio da lanciare ai giovani, oltre che ai messinesi. Andate avanti perché oltretutto questi ragazzi che sono rimasti, sono partiti, sono tornati, vogliono vivere in questa città, per cui io chiedo veramente ai miei concittadini che ci hanno sempre sostenuti di sostenerli perché questa è la vita adesso, non il futuro, loro sono il presente, quindi vi raccomando.